Ciao a tutti e bentornati su Kingdom Come Deliverance. Intanto magari facciamo pappa. Allora, dopo la nostra seconda notte brava, la nostra seconda notte da leoni, questa volta con Hans Capon, il nostro obiettivo adesso è andare a scoprire se Hans Capon si sta ancora bene o gli è preso male o che diavolo gli è successo. Si è fatta l'alba, abbiamo fatto di tutto, abbiamo svaligiato le cantine del conte, abbiamo per prendere del vino, abbiamo fatto un mazzo di fiori. Abbiamo pestato il legittimo fidanzato Archibald, o Arcibabbeo come lo chiamava il buon Hans Capon, che è veramente un rompicoglioni. Mi è quasi spiaciuto in realtà pestare l'altro, perché aveva poi tutte le ragioni, insomma. Lui stava cercando di allungare le mani sulla fidanzata. Vabbè, pazienza. Andiamo a vedere che sia vivo, va. Ah, cosa stai facendo? Cazzo vuoi che stia facendo? Sto correndo con un cavallo in mezzo a una città. Non lo fanno tutti. No, eh. Ammo, va. Tra l'altro ne abbiamo approfittato perché volevo farvi vedere, mi sono vestito con gran parte della roba che ci ha dato il buon Hans Capon. E questo direi che non è niente male, perché decisamente sono dei begli oggettini. Allora, se non sbaglio... Che cacchio state facendo? No, voi cosa state facendo? Siete in mezzo alla porta. Jesus, look. Prendi dal cazzo, va. Sì, sono serio. Non è qua? No, sarà il piano di sopra. Sarà il piano di sopra. Sei qua, buona Hans Capon? Voi ti abbiamo trovato già una volta. No. Cacchio, è finito. Sei qua che dormi? No. No, ma c'è. Evidentemente la stanza del... qui c'è roba che non si magna. Quel porchetto sarà lì da un millennio. Cazzo, l'abbiamo incrociato e non me ne sono accorto. Porco cane, ma quando è successo che l'abbiamo incrociato? Era quel tipo che scendeva. Ah, non l'ho riconosciuto perché era senza vestiti. Perché glieli abbiamo rubati noi. Porco cane. C'è un altro in mutande, ma non credo sia lui. Cittadino. Cavallo. Dobbiamo andare da Hans Capon di corsa. Che coglione che non l'ho visto. Ma no, forse tra l'altro non l'abbiamo neanche incrociato lì. L'abbiamo incrociato qua per strada. Perché l'avessimo incrociato lì, sarebbe già stato lì. Sto correndo veloce. E lì davanti a noi che cammina. Evitiamo che si vada ad ammazzare, va. Peccato non avesse una bella spada. Eccolo lì che corre, che cammina. Vestito di niente perché non è più niente da mettersi. Capo, capo. Anzi, capon veramente. Haha, che battutona, che battutona. Greetings. What business have you? Cosa intendete fare di Archibald? What will you do with him, Sir Hans? Spero non gli farete niente. What, with arson balls? I don't know. What do you think I should do with him? Ma niente, povero Cristo. Non punitelo, state gentili. He was drunk and insane with jealousy. I'm sure he'll be sorry when he sobers up. Ecco, bravo. He tried to drown a nobleman. I can't just let him off. Fa ridere pensandolo con gli occhi di adesso. Anyway, if you let him off, you'll show that you're the better man. I suppose you're right. Fuck him. Bene, bravo. But we had some pretty good sport, eh? Nuovo livello raggiunto in erboristeria. Ah, mi ha dato tutti i livelli che ho guadagnato in questo tempo. Me li ha dati in un colpo solo. Fico. Possiamo fare ancora qualcosa di divertente, caro mio Hans Capo. Ho ricevuto un dado da Baro. 100 groschen. Are you serious? Eh sì, possiamo parlare? Non mi sbattere fuori, Criste. E qua è tutto aperto ancora. Perché sei tornato qui dentro, tu? Che diavolo stai facendo? Ah, ti sei messo cosa che noi ti abbiamo rubato tutto? Evidentemente quello che non siamo riusciti a rubarti. No, sta scappando. Vabbè, senti, andiamocene tutti da qua, va. Cittadina, io volevo riparlare con la tipa di prima.
Vabbè. Insomma. Vediamo se hanno aperto i sarti, va. Viaggio rapido, sì. Anche se col caricamento non so se avremmo viaggiato forse più rapidamente e non ci fossimo mossi così. Oddio. Ho sbagliato, lo sapevo. No, ha fatto in fretta sto giro. Andiamo a vedere se casomai hanno aperto i mercanti. Così magari gli vendiamo qualcosina. Tra l'altro, inventario, altro. Dal cavallo preferirei avere. Ma sì, dammi pure tutto. Dammi pure tutto. Tranne la carne di lepre. Dammi anche gli arnesi, grazie, sì. Perfetto. Adesso, inventario. Usiamo gli arnesi da sarto per qualcosa di utile, tipo riparare le cose che abbiamo addosso. Il cappuccio nero non è riparabile, ma pazienza. Ah, il powerpoint di broccato invece sì. Ok. Gli arnesi da corazzaio invece non li possiamo usare su niente perché abbiamo il farsetto di pelle che purtroppo è rotto. Quindi quello dovremmo prima o poi cambiarlo con qualcos'altro. Andiamo dal sarto e vendiamo un po' di roba. Ciao caro. Sì, lo so, sto camminando lentamente perché sono un cretino e non so camminare e non so lasciare la roba sul cavallo. Speriamo che sia aperto, che non devo aspettare. Ah, oh, devo aspettare. O è aperto. Aspettare. Aspettiamo fino alle 9 passate. 79, 77. Penso prima volta al mondo siamo più sazi che pieni di energia. O di condizione. Oddio, forse... Beh, l'energia no, la condizione sì, dopo che ci siamo pestato. Quando abbiamo combattuto con la spada con i tre briganti, due poi in realtà. Ancora non si è aperto. Che ansia. Aspetta, aperto. Perfetto, grazie. No, no. Perché? Perché? Ancora un'ora. Quanta lentezza. Di oggi sicuramente cercheremo di andare a recuperare il cavallo per la dama Uzitz. E poi vedremo un attimino se andare verso Sasau per recuperare anche la tiara. Dovremmo cercare di ottenere qualche oggettino un po' più decente. Henry, I'm glad you stopped. How are you, Henry? Ma mi vogliono tutti bene, che dolce. Parliamo di affari, va. Certo, con tutti i soldi che gli smollo. Sì, dammi degli arnesi da sarto. 3. Va bene, costano un ciulo. Invece io ti posso vendere l'armatura leggera imbottita, le brachess, il caffettano decorato, la calzabraga marrone, che mi aumenta un po' la velocità in realtà, quindi forse... Ma no, vendiamola. Meglio la calzabraga nobile verde, il cappello a punta te lo vendo, il cappuccio nero bianco, la cubitiera... Un po' di farsetti inutili. C'è questo qua che in realtà inutile non è. No, allora però teniamolo. Le fasce solettate le vendo tutte. La giacca la vendo. Uno di guanti li vendo. Anche te ti vendo. Le scarpe nobili via. La sciarpa rossa. Gli stivali da lavoro. La tunica verde. L'uniforme corta di scalica. Uniforme decorata rossa, diminuisce la visibilità, però 84, però la teniamocela. Va bene, visualizza cesta, dovrei ricevere 257. Contrattiamo un attimo, perché comunque tra andare e venire ne abbiamo guadagnati. This is a very dubious business indeed, I won't give you much for that. Ah, gli abbiamo dato della roba rubata? Gli abbiamo cercato di vendere della roba rubata. Ah, perché gli stiamo vendendo della roba rubata. Are we agreed? You won't convince me with... Non sperare di convincermi così.
Vabbè, non è ancora incazzato, adesso usiamo ultima offerta. Ah, you That sounds pretty interesting. Direi di sì, che abbiamo usato ultima offerta, anche se non è comparso. I knew we'd come to an 65 va anche bene. Ma io volessi farmi riparare qualcosina. Sei tu vero che ripari? No, tu sei la guardia. Dov'è il tipo che ripara? Che fine ha fatto? Look where you're going. Ah, è qua. Parliamo un po' al sarto, va. Good health to you. Sì. Riguardo le riparazioni. Cappuccio nero. E il pourpoint di broccato. Paghi 38, va bene. Peccato che il That's corazzo. stolen. What are you trying on me? Get the hell out of here. Ah, sì, scusami, non volevo rubarti la merce rubata. Parla un attimo, l'altro me lo riparo io. Riparami solo per favore il cappuccio. Perfetto. Chiudi accordo. Allora, a questo punto vendiamo anche. Tanto ormai siamo a posto. Arnesi da corazzaio no. Mi interessa piuttosto gli arnesi da sarto. Così questo me lo riparo io. Nuovo livello in manutenzione. Fantastico. Andiamo a vedere se c'è qualcosa da fare. Parliamo di affari. Ti vendo ancora. Il farsetto di pelle no. L'uniforme decorata rossa. E siamo a posto. No, visualizza cesta e chiudi accordo. Per 7 grosce non mi metto sicuramente a contrattare. Va bene. Dovremmo avere ancora qualcosina da andare a vendere. Poi compriamo magari qualche arnese da corazzaio. Più che altro vedere se mi ripara il farsetto di pelle. Però forse no, vero che tu non sei in grado di ripararmelo. Sei un perché tu sei un armaiolo, peraltro. Ho bisogno del corazzaio, non dell'armaiolo. Il corazzaio si trova. Ah, qui. Corazzaio. E qui dietro, credo. Qui dentro. Tu sei il corazzaio, vero? Sì, fantastico. E tu sei quello Hey, che ripari. Ho Henry's come to see us. capito che sei contento, grande, però. God be with you. Riparami per favore. No, perché? Non posso. Io volessi venderti roba. Questa roba non posso vendere. Tra l'altro abbiamo un botto di soldi, varrebbe quasi la pena investirli in qualcosa. Riguardo le My God. riparazioni. Sembra che mi abbiano bastonato. Sì, ci siamo pestati. Me lo puoi riparare questo? E anche lo scudo, sì, va bene. Quanto mi chiedi? 4,9, va bene. E poi ti vendo l'altro così me lo tolgo dal coso. Ok. Boom. Ma invece aspetta, no, voglio vedere cosa mi vendi. Vediamo un pochettino cosa mi puoi vendere. Parliamo di affari. Sicuramente tre arnesi da corazzaio te li compro, anche se costano un poco. Bacinetto italiano. Quanto vale sto bacinetto italiano? 3.446. Ah, ma aspetta, aspetta, sta roba vale un po' troppo, credo. Cesta, direi che per quanto sia bello, non me lo posso permettere. Sì, invece sugli acquisti qualcosa che valga meno, un bacinetto con bretache. Certo che vale qualcosina in più. Braghe di piastre. Ah, questo le copre entrambe, tra l'altro. Sia le scarpe. Mi aumenta la difesa delle gambe e mi aumenta il carisma. Potrei anche prendere questo. Braghe a piastre comuni. Poi vendo le scarpe. E io gli venderei a questo punto gli stivali nobili. Sì. Va bene. Visualizza cesta. Contrattiamo. Magari riusciamo anche a ottenere qualcosa. Ah no, You want to get perché. me in trouble? Don't try selling me stolen goods. Cazzo di Bud, è vero. Lui non le compra ste robe.
E allora senti, vendimi quello che volevo già comprarti e poi amen, ti compro, abbiamo detto allora, le braghe a piastre comuni e gli arnesi da corazzaio. 3. Ci investiamo un botto di soldi, ma pazienza. Possiamo ancora, aspetta, acquista, vediamo se c'è ancora qualcosa di comprabile. Una brigantina. Aumenta tanto il valore del corpo, però. Camaglio ce l'abbiamo già. La corazza accorciata milanese. Che belle robe. Ercole la sua dieta. Cosa fa? Un libro sul tema della forza. Magari ci aumenta. Gambesone di Gutenberg. No, direi che però ci teniamo quella. Manopole di Aquisgrana. 1469. Le nobili, no. Ma qualcosina potrebbe anche andare. Spallacce a piastre consunti. Minchia quanto ci aumenta. Spallacci neri da brigantina. Lusbergo. Cazzolino se ci aumenta. Però tutti questi soldi per ora non li abbiamo. Va bene, visualizziamo cesta, chiudiamocela con le gambe. Contrattiamo e poi andremo a Let's comprarci. talk about the price. Sure, why not? Poi andiamo a vendere le scarpe, andiamo a vendere allo zio, va. Scendiamo decisamente. Così. Ah, Three? già, me l'ha già utilizzata l'ultima offerta. Ero You're a ripe. più contento non me l'avesse utilizzata, perché lui adesso scenderà, ma scenderà poco. Vabbè, va. 800 va anche I'll go for that. bene. Quanti soldi ci siamo fatti fuori? Va bene. Indossiamoli, va, visto che... Olè. Molto bene. Adesso andiamo a vendere ancora gli stivali nobili. Così poi ci andiamo a fare un po' di nanna. Vai. Certo che la dobbiamo raggiungere. Che poi da lì dovremmo andare verso Uziz. Se non sbaglio, per andare a comprare il cavallo. E poi dovremmo andare a cercare Sasao. Dove è finito lo zio? È qua. Ciao, zio di Teresa. God be with you. Grazie. Vendi la merce I've got some rubata. goods here whose owners might miss. All right. Vediamo un poco. Se io ti volessi vendere... dov'è che sta? Cosa serve il dado da baro, tra l'altro? Wow, quello me lo tengo lì. Ercole la sua dieta, posso leggerlo, no? Sì. No, io voglio venderti le scarpe, se non mi ric- se non, non, le scarpe nobili. Eccole qua. Perfetto. Visualizza cesta. Contrattiamo un attimo per recuperare qualche soldo. Can we do something about the price? Sure, why not? Bravo. Facci riguadagnare un po' qualche soldo, va. Ah. Massimo gliene può offrire 570? All right, so. Vabbè, qualcosina in più l'abbiamo guadagnato. E invece la nostra amica qua mangia dalla pentola. Dove è finita Teresa? Teresa! Ma non usciamo più insieme? Beh, che adesso piove, quindi sicuramente non usciremo insieme. Ho un bouquet di fiori per te. Teresa, I brought you something. My, my, how chivalrous. Ah, That's lovely, thank you è so il bouquet che dovevamo much. dare all'altra, credo, tra l'altro. Ti va di How about uscire? another little outing with me? You never give up, do you? That would be great, only not just now. Torna a Come with trovarmi tra me. 1 o 2 giorni. E vabbè, e intanto noi ci faremo il resto della missione. Sì, mi sarei dovuto forse fare un piccolo pisolo. Lo facciamo dopo quando torniamo. Allora, andiamo a Uzitz intanto. Vabbè che a Uzit ci possiamo anche arrivare.
Perfetto. Chissà cosa vorranno per quel Roano, tra l'altro. Chissà. Non siamo proprio ben messi, in effetti. Siamo appena stati mazzuolati. La condizione sta anche scendendo. Attraversiamo il bosco dove... Tra l'altro qua dentro è pieno di kumani. Abbiamo incrociato noi una base di kumani. Potremmo provare ad andare ad attaccare per vedere se è fattibile rubargli qualcosa. Andiamo a avere un incontro casuale lì. Sarebbe stata la cosa migliore, ma pazienza. Cabbage, quindi cavoli. Chi non vorrebbe dei cavoli? Oh, però sono soddisfatto che abbiamo finalmente un pezzo d'armatura decente come dei gamberoni. Vi sto ascoltando solo perché c'è il caricamento. Allora, cavallo. Grazie. Che sbuchi dal muro. Lo sapevo che sbucavi dal posto più improbabile. Allora, dobbiamo andare verso sud. Ok. Riattraversiamo il fiumiciattolo. Passiamo vicino al padre. Tra l'altro potremmo chiedere che fine ha fatto il figlio, ma tanto non lo saprà, immagino. Fantastico. E cazzo, devo andarla a comprare sto cavallo. Ci. Non credo che lo potremmo rubare, quindi mi sa che costeranno un poco per quel cavallo. Speriamo che almeno serva qualcosa. Ci. E qua, è lì dentro, quindi che dobbiamo andare. Beh, sì, adesso mi sembra abbastanza ovvio. Cavallo mio, rimani pure qua. Pebbles. Andiamo a parlare col contadino, va. Con te, direi, capostalliere. Ciao, capostalliere. My respects to you. Vorrei acquistare... Avete del lavoro per me? Any work going here? Enough for a dozen men. You could take the place of that useless stable hand Vashek for Vashek? A start. What happened? Did he do something wrong? Just found out that he lost our pie. Lost pie? It in his stomach? No, no. Pie was our fastest stallion. A lovely dappled one. E quindi dove è finito? Well, that's bad news. How did Vashek manage to lose him? He fell. Banged his head and the horse bolted. Can you fathom it? Tortino si è dato al balotto. Stable hand falling off a horse. Però Pie è torta. Sì, in effetti torta suona malissimo per un cavallo. Andò alla ricerca di Tortino. I can't take Vashek's job, but I can try to find your pie. Bravo. That would be nice of you. If there's anything you need to know, ask that fool. Ma se io volessi il cavallo invece l'altro? Right. Anche perché immagino di dover fare sta missione. Vorrei acquistare un cavallo. I'd like to buy a horse. Well now, have you seen our steeds? Certo. I have. Fine animals. Nothing but the best here. Is there one in particular you fancy? Sì, devo prendere il Roano. No, devo rifletterci. Ronzinante. I'll have to think it over. Sto cercando lo stagliere. I'm looking for the local groom. Che immagino sia lui. Well, you found him. What can I do for you? The lady Stephanie. Ah, eccola, questa qua che serviva. She said you have a roan ready for her. Well, Chamberlain Dietrich said someone would come. We have him here, but if he's ready, I can't say. Perché? That miserable horse will let you saddle him and walk him around the courtyard, but as soon as someone sits on him, he goes completely wild. Oh. Cosa posso fare? That horse is supposed to be presented at a noble woman's wedding. It probably won't be appropriate if he makes a spectacle of his rider. Is there anything I can do? Try asking Vashek. For some reason, that devil horse listens to him. Then take the horse with you. Dietrich's arranged everything. Ah, quindi non dobbiamo comprarlo. Concludi il dialogo. Ma io non compro un cavallo, voglio un sacco bene al mio. Allora.
parla con Vashek lo stagliere e monta su Roano. Parla con Vashek lo stagliere. Amico Vashek, cosa mi sai dire di sto Roano? Abbiamo da parlare di due cose. Il Roano per la signora Stephanie. I heard Stephanie. You have a way with the horse that unsaddles everyone else. Yes. I suppose I do. And how tipo? Do you do it? How do you calm him down? I'm good to him. Come? Well, I want to treat the horse well too. But I don't know how, because I don't know him as well as you do. Will you help me? Aiutami. Bravo, successo. Sing to him. Gli canta. Sing to him? What? Two horses come roaming in the merry. Ma cos'è, follia sta roba? To graze in the shade of the apple tree there. Sto un melo del foraggio, il primo è bruno, il secondo è grigio. And the second is grey. Which shall I ride to my maiden? Non mi dire che devo ricordarmi sta canzone. That's interesting. I know how it looks, but he likes it. Vabbè, questa è la Thank cosa you, importante. Vashek. Cavallo fuggitivo. So even strangers know my shame. Come on then, come and take a closer. No, però quello con gli effetti sulla testa, sui miei capelli. Non sono qui per deriderti, ma per trovare il cavallo, magari. So what is it you want? I promised the head groom that I'd look for pie. Pie. Well, good luck with that. I've been searching half the day, although I have been seeing double ever since that bang on the head. So it's possible I missed something. Tipo? Descrivimi Tortino. Can you describe pie for me? Long face, four legs. Aiuta tantissimo il colore. Well, that should narrow it down. Does he have any distinguishing features, like a color, for instance? Tipo il colore, l'ha detto proprio lui, tra l'altro. He's a dappled grey, a stallion, and he's really fast. Though that won't help you much. Quite sì, the opposite. No, direi di no. Dove te lo sei lasciato Where scappare? Did you fall off, Pi? Just south of here. Between the fields and the woods, there's a crossroads where four paths meet. Quindi lì ci sarà qualcosa four che dirà dove andare. So we could have gone anywhere. Esatto. Now you see my problem. Indietro. Addestramento. In equitazione. I'd like you to show me how to ride a horse better. Ah, tu mi sai addestrare? Certainly. I'd like to practice the basics. Partiamo da principiante. All right, but it'll cost you. Vabbè, i soldi ne ho, paga pure. Now pay close attention. Vabbè, incrementato cavallerizzo, non è male. Allora, vediamo un attimino come siamo messi. Abbiamo un punto da dare a forza. Possiamo avere becchino. Maestro delle prese. Cinghiale. Mulo 2, altri 9 kg, spacca teste, squarcio possente. Apprendi questo talento, mi piace squarcio possente. Poi, nelle abilità, c'è sempre una per bevitore, che però avevo deciso di non fare. Che volevo fare vero slavo. Vabbè. Che è esattamente non è proprio una bella cosa, non va bene così. Andiamo a montare il cavallo, va. Contento di aver scoperto il mercante di cavalli. Dov'è che sta il cavallo da montare? Oh, eccoti qua. Quanto sei caruccio? Forse devo cantare? Forse devo cantare? Come canto? So boy, want me to sing? Ecco, magari cantiamo. You're definitely the first horse I've ever serenaded. Two horses come roaming in the merry month of May. Davvero, devo andare fino a Thalberg così? Dov'è Thalberg, tra l'altro? Ah, è verso
sud di lì. Which shall I ride to my maiden? Devo andare verso là, credo, vero? No, devo andare verso il puntino. Andare verso di lì. Ma sul serio devo portarlo a mano fino là. Dai, fammi scattare un video. Francamente un po' inutile questa scena. A meno che non mi provino a derubare per strada, lì sarebbe anche divertente. Anche se non sono più tanto a posto fisicamente, non è proprio il massimo, ma... Queste ultime puntate ho fatto un po' di cose secondarie prima di riprendere la storia principale, perché credo che ho visto negli ultimi incontri che forse era necessario addestrarsi un pochettino prima di riprendere la storia principale, guadagnare magari qualche pezzo di equipaggiamento decente, e quindi ho deciso di far così. Ma presto credo che ripartirò con la storia principale, cercheremo di fare quella missione che si chiama il nido di vipere per penetrare all'interno del... Cazzo è sto posto? Ah no, questo è il posto del guardia caccia, porco cane. Per penetrare all'interno del campo dei briganti, che insomma presto... Direi che chiuderemo ancora la missione di Stefani, magari vado ancora a caccia lì di Pai la prossima volta e poi riprenderemo con le missioni principali. Ma lì tra l'altro potevo evitarmi il bosco. Oh, piano, 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 qua ci ammazziamo. Qui temo che si scenda. Infatti di qua si scende. Bene. Nuovo livello in cavallerizzo. Mi hai dato magari un punticino da spendere? No, eh. Livello 5, ne manca ancora uno. No, a livello 7 si sblocca un altro. Vabbè. Sì, che poi non sono così belli i perks. Che cacchio di posto è questo? Ah. Huh. Dove sono finito? Obiettivo avviato, monta sul Roano. Credo che sia un accampamento di bracconieri questo. Quindi magari trovo delle pelli. Ma dove lo trovo il pallino qui? Ah, porca puttana. Era qui, ma sono schizzato male con il mouse, colpa mia. Riproviamoci. Ok, sbloccato. Bene così. Arco da caccia di corniolo. Non mi interessa. Calzari eleganti. Beh, non male. Dado da gioco fortunato. Groschen. Perfetto. Beh, non male. Non male quello che abbiamo trovato qua dentro. So boy, want me to sing? Sì, tanto siamo già arrivati a Thalberg, direi. Definitely the first horse I've ever serenaded. Two horses come roaming in the merry month of May to graze in the shade of... Dobbiamo cantargli ogni volta che saliamo sopra? The first one is brown and the second is grey. Riusciamo a scendere di qua, no, vero? Eravamo nel bosco. Well, you still gonna throw me off? Il bosco ti prende. Ok, siamo arrivati finalmente. Possiamo portarlo fin dentro là sopra? Dai, però... Non potevo fare viaggio rapido. Ma non ho pensato, potevo magari fare viaggio rapido. Che pirla. Vabbè, abbiamo trovato una roba figa, quindi va bene anche così. Diciamo che quella cassa rivaleva tutto quello, tutta la fatica per venire fin qua. Okay, io sarei a Thalberg, quindi... Ah no, fino lì.
fino al castello. Sci. Sta qui. Prego. Prego. Prego, prego. Va bene, obiettivo numero 2 raggiunto. Quindi ci rimane solamente più il terzo. Tra l'altro abbiamo trovato il berretto da caccia. Non ce ne facciamo niente, lo venderemo. Tra l'altro non viene anche segnato come rubato, quindi è perfetto. I calzari eleganti anche li venderemo, danno più visibilità a appariscenza, ma ce ne sbattiamo. Per il resto direi che ci manteniamo quello che abbiamo. Ah, abbiamo un arco da vendere, ma insomma, per ora direi che andiamo bene così. Va bene ragazzi, direi che per oggi questo è veramente tutto. Ci vediamo domani, chiuderemo probabilmente la missione di Stefani, se l'ultimo punto non sarà troppo tosto. Tu sei un mercante. Finiremo la missione di Stefani, faremo probabilmente la missione del cavallo. Quanto è durato oggi? Un sacco. Faremo la missione del cavallo e poi tra due giorni riprenderemo con la missione principale. Tu quanto denaro hai? 5. Ma mi pigli per il culo? Vabbè, vendimi un grimaldello. Mappa del tesoro 11. Ma dammi anche un grimaldello. Dammi 9 di grimaldelli, va, così almeno ti vendo qualcosa che abbia un senso. Posso venderti se per 70 questo berretto da caccia e i calzari eleganti. Siamo 89 che mancano. E direi che ti ho venduto tutto, forse. Ah sì, c'era ancora nel primo... All'inizio c'era ancora da vendere una roba. L'anello di Corniolo. Visualizza cesta. Contrattiamo. Can we do something about the pro... Well... Dai, su! Accetti di dammi le 5 che hai. Close. Veniamoci incontro, 0. Accettato. Right, so. Perfetto ragazzi, direi che con questo è tutto. Ci vediamo domani, sempre qua su Kingdom Come. A domani. Ciao ciao.